Buongiorno e benvenuti a TG2 Motori. L'Oriente è sempre più vicino a noi e questo anche per quanto riguarda il mondo dell'auto. Infatti la vettura che vedrete ora è indiana e si chiama Mahindra. Un nome abbastanza conosciuto in Europa ma non ancora molto in Italia, dove sta per arrivare con un SUV lanciando appunto la sfida a questo segmento molto affollato. La carta vincente dovrebbe essere il prezzo competitivo, 7 posti e tutto di serie. Sentiamo Alfredo Cardone. È giunta la quarta generazione invece un'altra sport utility che si chiama Honda CRV. Anche lei è soggetta al concetto di downsizing, ossia oggi è più corta e più compatta, ma lo spazio interno sembra non averne risentito. Vediamo. Vediamo allora come rispondono gli europei alla sfida orientale. Nata poco più di 2 anni e mezzo fa, la BMW X1 è un SUV compatto che ora si rinnova completamente. È pronto per il mercato americano, ma le novità principali sono sotto il cofano. L'ha provata per noi Alfredo Cardone. E passiamo ora al mondo degli scooter, che tanto successo hanno avuto e hanno nelle nostre città. L'SH in particolare è uno di quelli che ha riempito le nostre strade nella versione 125 e 150, che ora si rinnova completamente con consumi e costi più bassi. Sentiamo Dario Ballardini. Volete domenica prossima sempre alle 13.30 dopo il TG2, e per chi ci volesse scrivere il nostro indirizzo di posta elettronica è come sempre TG2 Motori @rai.it. Arrivederci.